schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0. Allora, e come sappiamo tutti, come abbiamo visto con nostro stupore, oggi la Rockstar ha rilasciato 5 veicoli che non si sa a quale DLC sono attinenti, perché non ha, diciamo, mostrato alcun trailer. Però ecco qui questi 5 veicoli, io ho deciso di cominciare a modificare, diciamo, quella più costosa e anche quella, a mio avviso, a prima acchito, diciamo, più bella da vedere. Però non bisogna sbilanciarsi, perché magari ce ne sono anche delle altre, cioè le ho viste. Però allora, quest'auto costa $2.305.000, la Entity, la nuova Entity, ragazzi, quindi vediamo un po', vediamo le modifiche che si possono fare a questa Entity. Anche se devo dire che già di per sé, quando ce la consegnano, è molto bella, ragazzi, perché effettivamente è molto bella esteticamente. Secondo me la Entity, in quanto auto un po' datata, perché è stata una delle prime auto rilasciate su GTA 5, aveva bisogno di una bella rinfrescata, e quindi nulla, diciamo che nelle linee ricorda un po' la vecchia Entity, nelle linee, però è abbastanza diversa, insomma, diciamo, può sembrare simile. Che dire, ragazzi, ha belle modifiche, diciamo, ci sono qualche modifica anche come alettoni, come paraurti, come tutto, ragazzi, come cofani. Anche se a me il carbonio non piace molto, però comunque c'è, ci sono dei pezzi in carbonio, ci sono delle cosine. E adesso qui scelgo un colore con una perlescenza, vediamo un attimino di dare quell'effetto bello a quest'auto. Questo colore, ragazzi, lo potete trovare nella mia crew. Ovviamente non vi iscrivete solo per colore, iscrivetevi perché volete rimanere in crew. Per tutti i membri della crew che ci sono, sanno già che c'è questo colore. Che dire, ragazzi, l'auto a me soddisfa molto, l'ho provata anche in strada, non ci sono clip video qui dove l'ho provata, però comunque sia l'ho provata in strada e secondo me lascia un po' desiderare la partenza, diciamo lo scatto iniziale della partenza è un po' lenta in partenza. Velocità massima non è male, ragazzi, come auto, anche se io penso modestamente, ovviamente con il mio modesto parere, che ci sono auto migliori. Non ho potuto testarla finora, magari contro un X80 o contro una Nero Casso, però penso che ci sono auto migliori per quanto riguarda la velocità. Tenuta di strada è abbastanza buona, ragazzi, non è male come tenuta di strada, però ecco, c'ha secondo me questo piccolo difettuccio sia nello scatto che nella ripartenza, che come auto la penalizza un po', almeno a mio avviso. Esteticamente, ragazzi, è molto 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 accattivante, questo sì, c'ha un'estetica abbastanza grintosa, insomma, una bella auto. Poi a seconda di come la modificate voi, insomma, io ho scelto sto colorino che non è male, è un verde menta molto tenue, non è un verde menta forte, che quando ci mettete un bel perlescente come ce l'ho messo io avrete questo effetto doppio colore, insomma. E che dire dell'auto, ragazzi, se avete dei soldi compratela, perché è bella da vedere, anche se penso che alcuni di voi avranno un po' di difficoltà a scegliere quale auto eliminare per poter mettere questa, perché oramai i posti in garage, insomma, tutti abbiamo comprato un po' di auto, quindi c'è un po' di difficoltà nei posti in garage.
però comunque sia, come dicevo, per i suoi $2,305,000 a livello estetico li vale. A livello da gara, ragazzi, secondo me ci sono auto molto più competitive di questa, però ripeto, questo è il mio parere, perché magari io mi trovo per esempio bene con l'X80 Proto, tanta gente dice che l'X80 Proto è una merda, però a me piace perché è scattante, a me piace perché comunque c'è un'ottima ripresa sia in curva che tutto il resto, è abbastanza aggressiva, cosa che secondo me non ha questa. Quindi che dire, ragazzi, se avete i soldi da investire, compratela perché è una bella auto, se no lasciate stare. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video.